10 anni fa, 11 anni fa, ho abbandonato il mondo della politica perché vedevo che era un mondo fatto più di chiacchiere e di chiacchiere anche di falsità, e purtroppo continua ad esistere l'intellettuale ad operare nella società. Perciò 10 anni che sono stati ricchi di soddisfazione, perché sono stati raggiunti tanti traguardi. Organizzando questo congresso ho rivenduto un pochino quello che si è. Poi c'è stato un anno di crisi per cui il flusso è stato tagliato per le associazioni nazionali, perché abbiamo avuto un calo che era generale del 32%, poi nel 2007 e nel 2008 ancora degli aumenti di 106 e 110 milioni, quest'anno purtroppo il taglio ancora del 30%, un po' per tutte le associazioni, per cui abbiamo ricevuto o riceveremo, secondo la prassi burocratica, 88.000 euro, cioè abbiamo avuto il 20% in meno. Io ho tratto spunto da tante attività fatte da altre persone al di fuori dell'ambito locale del mio, però poi l'ho adattata al mio contesto meridionale della Sicilia provinciale, insomma, però ho tratto spunto. Non posso fare, non so, il cineforum con tutti i registi, non posso fare il cineforum con tutti i personaggi di alto livello, però un milione di euro sui 400 milioni del FUS suddivise tra le 9 associazioni, e siccome nessuno se ne sente di con un milione di euro non cambierebbe la sua situazione, eccetera, probabilmente noi sopravviviamo fondamentalmente per questo. E poi dobbiamo dire che storicamente anche per il fatto che quando puntualmente avvengono gli attacchi, che sono giustificati dal fatto che queste attività sono finanziate anche dagli enti locali. Di sapere quello che facciamo noi. Io mi chiamo Giuseppe Ministeri, abito a Messina, di base, anche se spesso sono fuori, e mi occupo di cinema sotto, come dicevo prima, a Mara, sotto diversi punti di vista. In che senso sotto diversi punti di vista? Mi occupo a livello di produzione. Yeah.